Oltre alla funzionalità filtro, in Excel c'è una funzionalità simile che si chiama filtro dati, che permette di filtrare i dati visivamente. I filtri dei dati consentono di filtrare tabelle, tabelle pivot, grafici pivot e funzioni cubo in modo molto più semplice ed immediato rispetto al filtro normale usato nelle tabelle Excel. Guarda un po' come si fa. Ho qui la mia tabella, grande o piccola che sia, seleziono una cella nella tabella, inserisci, filtro dati, seleziono le colonne che voglio filtrare, ok, mi si presentano le tre voci e visivamente posso selezionare un nome, vedere il suo numero, vedere se è approvato o meno. Come posso vedere, gli approvati o i non approvati, non approvati o approvati. Facilissimo! Grazie per l'attenzione, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, registrati al canale e condividi il video con i tuoi amici e con i tuoi colleghi. Condividi il video con i tuoi amici. È chiaro, sei sempre, condividi con i tuoi amici e colleghi. Se non ti è piaciuto, lascia un commento e un mi piace. Trova tanti altri corsi interessanti su www.macraris.it. Alla prossima! Ciao! E poi dire poi di ciao! E alla prossima! Ciao! Beh, se lui si... No, devo dire a presto!